poc'anzi quando ho detto che ognuno di noi può essere Luana, non ho espresso una frase che ritengo essere retorica o pubblicitaria, bensì ritengo questa frase essere l'attualizzazione di quello che Levinas chiamava l'incontro con l'altro. Levinas è un filosofo ebreo di origine russa, se non sbaglio, che peraltro ha studiato a Freiburg, è stato amico del mio professore in Germania e sovente me ne ha parlato. Tutta l'opera di questo filosofo Emmanuel Levinas è tesa a mettere in evidenza come l'altro, colui che mi viene incontro, e con l'espressione altro egli intende l'uomo. Quando l'altro mi viene incontro, non solo diviene l'oggetto del mio dialogo e quindi l'oggetto di una relazione che io vado a costruire con lui, ma diventa anche il mio limite. L'altro mi limita. Il volto dell'altro, dice Levinas, è un limite alla mia volontà, è un limite al mio pensiero. Questo per dire che quando affermo che la tragica vicenda di Eluana può capitare in sorte ad ognuno di noi, devo ricordarmi di questa alterità, che non è un'alterità lontana da me, ma mi appartiene, mi costituisce, perché l'uomo è un essere relazionale, entra sempre in relazione con il mondo, con le persone, con la natura, con gli animali, con il sapere, con l'arte. Grazie. Grazie Francesca. Ma prima di sviluppare ulteriormente la nostra riflessione, volevo ancora approfittare di te, Francesca, per chiederti se ci potevi illustrare questo concetto che noi abbiamo messo nel titolo di questa serata, morte a debito. Morte a debito. Morte a debito perché c'è un bellissimo romanzo di uno scrittore francese, Céline, che si intitola Morte a credito. Non so quanti di voi lo abbiano letto, lo suggerisco. È una lettura impegnativa, ma ne vale la pena. Tutte le cose impegnative, nonostante lo sforzo che hanno, però seminano, lasciano cose belle, cose che tendono al bene. Ebbene, esemplificando di molto e procedendo per passi molto ampi, quello che Céline vuole farci capire nel suo romanzo è che tutta la vita umana può essere interpretata come la conquista di un credito che poi viene esigito dalla morte. Tutti noi siamo viventi che nella nostra vita costruiscono un credito, che è il vivere stesso, fatto di gioie, di dolori, di cadute, di scivolate, di rialzate. Nel momento in cui la morte sopraggiunge, riscuote il suo credito. In che modo? Togliendoci la vita, togliendoci il credito, come quando si va in banca. Nel caso di Eluana non è stato così. Eluana non ha avuto tempo di costruire fino in fondo il suo credito. E nel caso di Eluana la morte è in debito, perché la morte è arrivata prima che tale credito fosse maturo e pronto per essere esigito. In tal senso, se l'origine di questa interpretazione di natura letteraria, perché appunto chiamo in causa il romanzo del francese Céline, però è di un'attualità sconvolgente nella vita di ognuno di noi. Se qualcuno di voi vuole intervenire con una domanda, un'affermazione, naturalmente. Va bene. E io vorrei dire questo. Noi oggi siamo qui e cerchiamo appunto serenamente di discutere di questo problema, ma com'è possibile che noi oggi
siamo qui, sebbene in pochi, a riflettere su questo tema. È possibile, perché Peppino Englaro ha deciso di seguire quello che la sua coscienza stava dicendo. Ora io vorrei avere, approfittare della sua presenza qui per sentire dalla sua voce qual è, dopo tanti anni di battaglie, tanti anni di sofferenze, di piccoli successi, di ribaltamenti di situazione. Chi di voi ha seguito queste vicende sa che è stata una vicenda in cui si sono aggiunti al danno molte beffe, anche si sono aggiunte molte volgarità nella situazione, ma possiamo dire che qualcosa è cambiato. Non mi riferisco tanto ai termini giuridici della questione, che sappiamo essere ancora tecnicamente già da sempre risolto come problema, praticamente non c'è la volontà di mettere in atto questa soluzione reale che esiste, ma mi domando a Peppino se in questi lunghi anni lui ha percepito che, o meno, se questa cultura, questa cultura che costituisce un freno a mano sostanzialmente all'esercizio dei propri diritti, si sta in qualche modo aprendo, o che tipo di sensazione lui ha da questo punto di vista. Innanzitutto buonasera a tutti anche da parte mia, e un grazie per l'invito, perché vedo che anch'io ne esco arricchito da questo incontro, soprattutto sul piano dell'arte e della filosofia. Veramente, e purtroppo io ho trovato una situazione culturale che non mi sarei mai sognato di trovare. Vale a dire, mi sono accorto solo cadendoci dentro della straordinarietà di mia figlia, perché mia figlia, cioè tutti sapevano chi ha avuto a che fare con lei, che era veramente straordinaria. Io ricordo anche un fatto singolare. Io sono nato in un paesino ai piedi delle Alpi Carniche. Mio padre, che allora era ottantenne, è andato a fare una passeggiata una volta con mia figlia e col cane, aveva un cane lupo molto bello e simpatico, e quindi al ritorno rimase sorpreso, perché mia figlia non aveva neanche, Eluana non aveva neanche 10 anni, e ci chiese sorpreso: ma sapete che figli avete? Siete all'altezza di questa ragazza? Noi gli abbiamo sorriso, perché noi abbiamo sempre ci siamo resi conto della sua straordinarietà, che è evidente anche in una lettera sua, perché Liluana paradossalmente, neanche un mese prima del suo incidente, aveva scritto una lettera ai suoi genitori. Quindi lei aveva da poco compiuto 21 anni, era il Natale del 91, perché lei era nata il 25 di novembre del 70, e questo è nel Natale del 91, e quindi aveva da poco compiuto 21 anni. E il caso ha voluto che lei appunto ci tranquillizzasse, perché lei aveva percepito che noi forse non ci sentivamo veramente all'altezza, anche se avevo sorriso a mio padre, perché lo sapevo, questo fatto ci tranquillizza. E soprattutto ricorda una cosa significativa in questa lettera. A un momento, noi questa lettera l'abbiamo trovata 15 anni dopo, perché lei era solita scrivere ma non spedirla. Questo l'aveva fatto anche dei suoi insegnanti. Infatti una lettera dei suoi insegnanti l'abbiamo trovata subito, questo per caso, non è che noi l'avessimo cercata, perché non sapevamo che era scritta, è venuta fuori per caso 15 anni dopo. Ma noi non avevamo bisogno di questa lettera per sapere come la pensava Eluana, perché Eluana, la sua straordinarietà era questa: voleva affrontare i problemi, voleva misurarsi con i problemi, voleva sapere come la pensavano i suoi genitori, perché come tutti i ragazzi si devono misurare con gli incidenti capitati ai suoi amici sin da una tenera età, dai 15-16 anni, da quando cominciano col motorino, in parole povere, dai 14 anni. Quindi lei aveva voluto l'approfondimento in casa, vita, morte, dignità e libertà. Questo può sembrare straordinario, ma era così. Eluana, ecco, un'altra straordinarietà. E quindi dice: noi tre, perché era figlia unica, formiamo un nucleo molto forte basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. La sua straordinarietà, anche in questi colloqui, lei non aveva il tabù della morte. No,
non l'aveva mai manifestata. Il suo tabù era però la profanazione del suo corpo, capitare in mani altrui, perché lei diceva sempre che gli incidenti capitati ai suoi amici, chi moriva sul colpo, lei diceva, questo è stato fortunato. Sempre era questo, può sembrare strano, ma era così che ha colpito. E noi ci ricordiamo sempre, nello specifico della situazione nella quale lei si è venuta a trovare, pensate voi, lei un anno prima del suo incidente, il suo incidente è del 18, 20, oltre 22 anni fa, è del 18 gennaio del 92, e lei il 17 gennaio del 91 era andata a trovare nella stessa rianimazione che è capitata a lei, un suo amico più o meno nella stessa situazione, quindi aveva avuto modo di percepire anche nello specifico, ecco, quello che lei aveva visto, questo ragazzo, che si chiamava Alessandro, e diciamo che aveva un soprannome Furia, vederlo in balia della rianimazione ad oltranza veramente non ha retto, e lei già dopo un giorno o due, e quello che ha sorpreso anche le sue amiche, è andata a accendere un cero perché morisse, e le sue amiche gli hanno detto, ma sei pazza? Accendere un cero perché muoia, non perché succeda il miracolo. E questa era la straordinarietà di questa ragazza, e quindi per noi darle voce è stata la cosa più ovvia e più banale del mondo, perché la conoscevamo, sapevamo, e come ho detto lei aveva scritto, cioè abbiamo la conferma di questo, ma non avevamo bisogno della conferma. Quindi lei poi aveva questa, era straordinaria che infatti, cioè in posizioni dall'alto riguardo alla sua vita, non le avrebbe mai prese in considerazione, perché ricordiamo sempre nello stesso periodo in una discussione familiare, lei non si è sentita rispettata abbastanza dai suoi genitori e ci ha apostrofato dicendo, cosa credete di centrare voi con la mia vita, con la mia dignità e la mia libertà? E quindi quello che ci ha sorpreso è che la situazione era quella. Quando noi volevamo dialogare per lei, cioè era normale che si volesse dialogare per lei dandole voce, e ci hanno detto non c'è niente da dialogare. Questa è stata la sorpresa. E non abbiamo bisogno di nessun consenso. Questo è il clima culturale che abbiamo trovato noi nel lontano gennaio del 92. Questa risposta sempre, non conosci la cultura della vita? Noi come medici, in base alla nostra scienza, coscienza, codice deontologico e giuramento ippocratico, non possiamo non curare. Noi volevamo dialogare, banale dovrebbero dire, quando sono capace di intendere e di volere, questo discorso non lo può fare nessun medico. Si dialoga e gli si dice sì o no a qualsiasi tipo di terapia. Quindi noi abbiamo trovato questo, ma non solo nei medici, anche poi nella gente comune, perché io sono un cittadino comune, dice, come non lo sai che è così? Perché è così? E quindi io gli ho detto al medico, tutto qui, e tu la cultura della libertà, la libertà intendo etica della responsabilità, questa era la forza dell'anno, sapersi assumere le sue responsabilità in qualsiasi situazione, ma per nulla, è così. Questo era il clima culturale che ho trovato io, che sono andato avanti, prima di questo cambiamento, perché poi questo tema non se ne parlava con nessuno. Io ci ho messo 4 anni per trovare un interlocutore, chiaro, che ho cercato subito, da subito, tanto nel mondo accademico, sia clinico che giuridico, poi sono andato anche dalla Procura della Repubblica, cioè non trovavo interlocutore. Per trovare un interlocutore, per caso, vedendo una trasmissione televisiva, abbiamo sentito un neurologo che parlava di queste situazioni, perché dovete sapere, questi sbocchi che avete sentito parlare di stato vegetativo permanente, li crea la medicina a suo malgrado, perché per quel motivo che era allora così, io non posso non curare, e questo lo crede, e quindi questo lo conosce solo chi ci cade dentro e chi la crea. E quindi 4 anni solo per trovare un interlocutore, per dire, oh, questo è assurda una cosa del genere, è mai possibile? E però questo medico, questo neurologo mi ha detto sì, è così purtroppo, sapendo benissimo che negli altri paesi questi temi erano stati già affrontati qualche decennio prima. Avete sentito parlare di questa medicina tecnologica che crea queste situazioni. E poi non sa dare risposte, perché mi ricordo sempre una volta che ha creato questa situazione e adesso non ci sono risposte, non ci sono soluzioni, perché sempre in base a questa cultura della vita, questa situazione crea delle persone prive di morte e orfane di vita, come lo dice nella ballata, sono parole della ballata di Ceronetti,
perché in questa vicenda noi abbiamo scritto due libri. Uno è Luana, la libertà della vita, quello che avete sentito, la sua straordinarietà già in tenera età che aveva questo, e l'altro io l'ho definito La vita senza limiti, quello che crea la medicina suo malgrado, che non può né evitare né prevedere quando procede con la rianimazione d'oltranza. Ma loro avevano capito la straordinarietà dell'Eluana era questa: per lei l'essere lasciata morire nella condizione che lei aveva visto nello specifico di Alessandro era la cosa più naturale del mondo. Invece, in base a questa cultura, era così. Ecco, e poi non se ne voleva parlare, quindi dopo 4 anni ho trovato questo neurologo che era anche presidente della consulta di bioetica di Milano, perché queste problematiche bioetiche tutte le nazioni civili hanno un comitato, ce l'ha anche l'Italia dal 1990. Questa consulta di bioetica di Milano è nata un anno prima e si occupava degli stessi temi di questo neurologo che era presidente. E lui mi ha detto, forse in questo contesto, che ci sono giuristi, avvocati, medici e magistrati, proviamo a vedere come impostare questo problema in Italia, che non se ne voleva neanche accennare. Quindi noi, dentro questo che ci abbiamo messo 4 anni per impostare dal punto di vista giuridico, è chiaro, è una rivendicazione di una libertà e di un diritto fondamentale. Quindi in un sistema costituzionale ci si deve rivolgere alla magistratura, per rivolgersi alla magistratura bisogna avere una veste giuridica, perché noi genitori con una ragazza maggiorenne non contavamo niente, il potere ce l'aveva il medico di creare queste situazioni e di avere il coraggio di dire non ci sono risposte, non ci sono soluzioni, quando la ragazza l'avrebbe già data la soluzione da subito e noi eravamo in grado di veramente di rispettare queste indicazioni in qualsiasi momento. Volevamo dialogare per sapere quanto loro si volessero spingere, quindi loro hanno detto non c'è niente da spingere, si va avanti ad oltranza, e quindi hanno creato. E allora quindi ci si è voluto, per cambiare questa situazione, noi dal punto di vista giuridico in questa consulta ci abbiamo messo 4 anni per arrivare a una sentenza. E per la prima volta, in base a questa sentenza della Corte d'Appello di Milano, dove avevano capito il problema, ma sempre per la situazione culturale, pensate voi, nel lontano 1999, 15 anni fa quasi, e non era chiaro nel contesto giuridico e clinico italiano che le terapie alle quali andava incontro l'Eluana nella situazione che gli aveva creato la medicina era solo l'alimentazione e l'idratazione forzata. Se fosse una terapia, un mezzo di sostentamento sempre dovuto, e diciamo, non era chiaro questo fatto, pensate voi, non avevano neanche affrontato questo problema e non se ne voleva parlare. Allora, per la prima volta come consulta di bioetica abbiamo organizzato un incontro all'Università Statale di Milano per parlare di questi problemi, ma non per risolvere il problema della famiglia, come avete sentito dalla Francesca. Questi sono, chiamarsi fuori è pericolosissimo, perché tutti, non solo per incidenti, per tanti meccanismi, anche un calo di potassio basta per trovarsi in queste situazioni che poi crea questa rianimazione ad oltranza. E quindi in questo incontro per la prima volta i media ne hanno parlato, ma intanto eravamo arrivati al 14 giugno del 2000. Ecco, il cambiamento culturale è stato questo. Prima non se ne voleva parlare, no? E poi sono stati costretti da questa vicenda, visto che ne hanno parlato questo, e quindi è come il giorno e la notte. Io mi sono definito sempre un randagio che abbaiava la luna in questo periodo. Poi piano piano c'è stata questa evoluzione, come voi sapete, in base alla fine. Cioè oggi nessuno può dire, se lo vuole, che ha la possibilità dell'approfondimento nello specifico e di non sapere quello che non può escludere di andare incontro in queste situazioni. Avete sentito parlare delle disposizioni anticipate di trattamento che vengono, diciamo, giornalisticamente espresse con testamento biologico. Non è nessun testamento, sono delle disposizioni per quando si è in questa situazione, che l'Eluana non le aveva date, perché non ci saremmo mai sognati. Noi sapevamo di poter dialogare e che le sue indicazioni fossero rispettate. Questo per noi era la cosa più ovvia, più banale del mondo. Io dico sempre, lo sapete tutti, che Nelson Mandela, per rivendicare il più banale dei diritti, la parità fra i bianchi e i neri, è stato in galera per i 27 anni. L'Eluana, per rivendicare il più banale dei diritti, dire lascia che la morte accada, in una situazione del genere, perché anche Sciascia ha detto nella sua ultima opera, in certe situazioni della vita non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire.
l'ultima speranza, quella che aveva percepito benissimo Lilluana in questa situazione. E questo è da dire, è veramente. Quindi il cambiamento culturale è come il giorno e la notte. Oggi nessuno può dire di non sapere se vuole fare la prova, ma non è la scelta. Qui abbiamo due filosofi, che non vogliono sentire.